No, mi chiamo Obremiano Cristo. Ciao, sono Poldo. L'altra sera mentre ero in live e stavo reagendo un po' di roba, a caso ho scoperto un canale chiamato Draconicorn. Vi giuro, è bastato vedere un video per farmi esclamare sì, devo fare un video intero su sto canale. Ma prima, un po' di lore. A quanto pare dietro questo canale c'è un personaggio abbastanza noto al mondo di internet. Anzi, scusate, volevo dire un personaggio noto a quel fondo di barile marcio di internet che è TikTok. Vi giuro, a momenti sono più interessato alla community dei video gore coi filippini che vengono investiti dai treni piuttosto di scoprire la vita e la morte di personaggi come sto tizio. Ok, scusate, sono uscito un po' fuori strada. Il personaggio noto è questo tizio, Ops Vivian. Secondo alcuni articoli è un tizio che ha finto di essere povero, ha finto di avere il cancro, ha finto di essere incinta. Cioè, non lui, la fidanzata era incinta. Vabbè, ma come cazzo parlo? Vabbè, probabilmente voi conoscete meglio di me questo soggetto, quindi sarete più felici di me di vedere questo video. E come Goku e Vegeta con Ipotara si sono uniti, questo Vivian e lei, Chiara. Altra tizia altrettanto celebre nella community di Depensanti, anche chiamata Tok Tok, e se non sbaglio era assolutamente certa che la sua missione di vita fosse andare nelle Filippine, cercare un barbone totalmente a caso e salvarlo dalla strada sposandolo per vivere felici e sereni. Ecco, lo so che sembra una trama degna di qualche telenovela spagnola porcheria che guarda tua mamma sui canali locali della TV, eppure siamo qua. Con questi due esseri cosmici uniti che si sono occupati di realizzare una serie TV degna delle produzioni di Netflix, caricata interamente gratuitamente su YouTube. Potete vederla tranquillamente sul canale Draconicorn, tra un video di Genshin Impact, degli AMV anime, degli ASMR, una partita a Monopoli. Insomma, potete trovare la fantastica serie Potere Kawaii. Il potere kawaii si espande dentro di te, colori e quella che avete sentito è la canzone Potere Kawaii, ma prima di iniziare, ecco una piccola nozione, esiste anche la versione Nightcore e la versione giapponese. Fidatevi che quella giapponese non la volete sentire. Kawaii chikara sukuredo anata ni. Ciao ragazzi, io sono Poldo, dopo queste premesse siamo pronti per iniziare. Vi ricordo che stasera sarò in live alle 20:30 qui su YouTube, quindi mi raccomando venite, grazie. Ma adesso basta chiacchiere, perché è il momento di vedere Potere Kawaii. Ciao a tutti ragazzi, io sono Vivian. E io sono Chiara. E oggi partiremo... Ma insieme siamo in me contro te! No, non funziona così. Oggi partiremo per un'avventura nuovissima. Andiamo a cercare dei fiorellini carini. Quindi il concept del primo episodio sono loro che vanno a cercare dei fiorellini carini. Fico. No, vabbè, guardate, ho trovato un fiorellino del mio colore preferito, rosa. Invece qual è il vostro colore preferito? Il nero, come la mia anima tormentata e perseguitata da anime e spettri di guerra che ogni giorno mi tormentano. E anche l'arancione. Ok, sembra ci sia una stradina, ma non sappiamo dove essa conduca. Sembra condurci. Perché fa molto doppiaggio della Dingo Picture? Oh, mi dà le stesse vibes, non so perché. Ma non sappiamo dove essa conduca. Sì. Andiamo a vedere dove ci conduce. So io che ci conduce, so io che è la mia luce. Sto parlando ovviamente del Duca Noce di Adventure Time. Secondo voi l'acqua è magica? E se la tocchiamo potrebbe succedere qualcosa? Beh, anche in Puglia l'acqua è magica, te l'assicuro. Con la diossina nelle spiagge, prova a toccare l'acqua e ti esci tipo il sesto dito. Vivian, tranquillo, che tu l'acqua non tocchi neanche quella che c'è a casa. Non è vero. Ma no, scherzavo, dai. Non l'ho capito. Oh no, ma questo sembra letteralmente il una pietra di Superman. Potrebbe essere la navicella? No, è una pietra. No, magari è la navicella di Superman. No, è una pietra. Una grotta! Oddio, ma è bellissimo! E se ci fosse qualcuno là dentro? Guardate! M, R... E questa sembra essere una G. A posto, risolto. MRG flessibili, Italia Gozzano. Ah, sembra ci sia qualcosa qui. Ma che cos'è? No ragazzi, non raccogliete le siringhe da terra, soprattutto se sono dentro delle grotte. Bambini che guardate questo video, non lo fate. Sembrano dei giocattoli. Molto colorati. Che bello. Hai trovato il deposito di oggetti di scena dei me contro te, probabilmente, a giudicare dalla saturazione. Ma... hai sentito? No way. Oh.
Ma la sigla così a metà episodio. Ma cioè siamo letteralmente a metà. Questo cancello. Ma non c'è nulla dentro. Esatto. Al. Ma ha detto palle. Al. Un libro. Un libro. È un diario di Tiger, ma... tra l'altro aggiungo. Oddio. Si è chiuso di colpo da solo. No, hai fatto letteralmente così con la ma. Vabbè, niente. Tutto questo è davvero molto. Ah, non fare casino con la plastica. La busta! Oh no! E adesso che facciamo? Devi metterla là per la fretta. Non ruberesti mai una busta contenente oggetti di scena di YouTube Kids. Oh no, corriamo! Oddio, il libro! Il libro! Non so se mi fa più ridere iniziare a correre quando la registrazione ha iniziato, oppure lanciare letteralmente il libro con la mano. Che cosa sono? Dio, ma come hai fatto? Non ce la faccio più, sono stanchissima, voglio solo stare a casa. Oh no, Chiara, cosa sta succedendo? Chiara, no, 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 no! Che cosa è quel poster dietro? Che paura! No, Chiara! No! To be continued, prossimo episodio! Oh no, che cosa sarà successo, ragazzi, a Chiara? Avete visto? Sono partiti i vestiti. Mi sta piacendo, giuro! Chi sei? Cosa vuoi da me? Non farmi del male! Cosa? Farti del male? Non è mia intenzione. Io sono colui che toglierà tutti i colori dal mondo. Vuole togliere tutti i colori dal mondo. Vuole desaturare i video di YouTube Kids. È un eroe, non è un cattivo. Dovrebbe essere acclamato come l'eroe di internet, Dio santo. Io tifo per il cattivo. Immaginate un mondo in cui i video di Lion sono così. Dai, sto scherzando. È una battuta. A quanto pare, per qualche strano motivo, il libro della Dea Suprema Arcobalenosa, La Scelta. Ah, quindi il libro della Dea Suprema Arcobalenosa, scusate, è La Scelta, ho capito, ora la trama ha senso. Ma che è successo? Si è scorrato addosso? Cos'era quella cosa? Però, ehi, sono secoli che cerco quel dannato libro. E ora mi si presenta lo... Sto rompendo i coglioni. Mi sta piacendo sta serie. Al mio 3, 1, 2, 3. Mi ha lasciato. È successo qualcosa? Potrò trasformare tutti i colori in bianco e nero. No, vuole cancellare tipo ogni etnia tranne i bianchi e i neri. Tipo vuole distruggere gli asiatici. No! Oh, ma la sua maglietta ha un green screen. Proviamo un attimo. Ah! Da ora in poi questo episodio avrà questo sfondo, ok? Vi farò rimanere dentro. E più inizierete ad odiarvi a vicenda. No! Fino a quando... Tremenda questa cosa. Mi fa troppo ridere, scusate. Ragazzi, orribile. No, che tensione. O comunque questo scambio di dialoghi è durato 8 minuti e 40, porca troia. Vabbè, siamo pronti per il terzo episodio. Oh no, ragazzi, siamo stati rapiti da Mr. Goblin. Ma c'ha la macchina Mr. Goblin. T'ha fatto mettere pure la cintura. Grande Mr. Goblin. Non è il vero libro. Ma scusa, in che senso? Il libro diventa un oggetto. Ah, c'è l'accento, non si vedeva, era nascosto. Gli ha dato un libro falso. Scusate, volevo farvelo vedere. Get the fuck out. È vero, hai ragione. Forse ho un'idea e spero che stavolta funzioni davvero. Mi sta piacendo questa serie. Quindi ho l'idea di darti un po' dei miei accessori colorati. Così almeno il libro consentirà anche a te di scappare via insieme a me. Cioè sono gli accessori colorati che gli permetto. Come ti permetti? Mi hai ingannato. Ah, suca. Comunque, per tua informazione, tutto questo è grazie ai miei genitori che mi hanno insegnato a non fidarmi delle persone sconosciute. Usate il potere nell'arcon...
Vivian e Chiara finalmente tornano a casa sani e salvi e proseguono le loro bellissime giornate assieme. Oh, good ending, bestiale. Bello, dai, oh, è andata bene, sono qua. Fine. Ah, che figo, è la... Ah, finisce così. Abbiamo finito Potere Kawaii. Ma come direbbe il mitico Kenneth Caselli in arte Zeb89, volevi! Sì, perché purtroppo, per fortuna, ci sono altri 1, 2, 3, 4 episodi. E nell'ultimo episodio, tra l'altro, nella copertina c'è Chuchu Charles. E con i font di Instagram ci sta scritto: Chiara è stata rapita, colpa di Mercoledì Adams. Io non voglio fare un altro video in cui reagisco a questi altri episodi. Quindi sapete che c'è? Ce li guardiamo stasera in live. Alle 20:30. Mi raccomando, vieni stasera. Cute baka, diventerai una forza strepitosa, un eroe.